Avi discepoli e bentornati per parlare ancora di arco e nello specifico di un film che parla di arco, anzi di un film che parla del più famoso arciere europeo, Robin Hood. Vi sto riferendo al film di Ridley Scott, uno degli ultimi prodotti e sicuramente uno dei più famosi. Sia perché comunque Russell Crowe come Robin Hood era davvero molto molto penetrante come attore, sia perché è una storia un po' diversa dal solito. Ecco, io non voglio mettermi qui a fare la recensione di un film che probabilmente avete visto tutti, quanto piuttosto voglio mettermi a parlare con voi di quanto c'è di vero a livello storico in questo film. Cioè, quanto davvero erano veri e reali questi arcieri. Ecco, io volevo appunto con voi guardare alcuni fermi immagine del film, quindi non mi interessano neanche tutte le scene, ma sono proprio alcuni piccoli fermi immagini, e andare a commentare. Ora, in base a cosa dico se è realistico o meno quello che stiamo vedendo? Beh, prima di tutto, le numerose raffigurazioni artistiche di arcieri in epoca medievale, tardo medievale. Sul canale ne avete viste più di uno, quindi sapete che sono un appassionato anche di arte. Dall'altra parte ho una serie di libri che ho letto nel corso degli anni e possono essere molto utili. Sicuramente abbiamo il Toxophilus, che è uno dei più antichi manuali di tiro con l'arco europei, e poi altri legati in modo più specifico all'ombò o legati alla guerra nel Medioevo. Poi magari un elenco ve lo metto qua sotto nella descrizione del video e probabilmente alcuni di quei libri li ho anche affrontati in qualche video recensione sul mio canale. Bene, allora, partiamo. In una delle prime scene vediamo Lady Marion che, svegliata nel cuore della notte, deve uscire, prendere l'arco e difendersi da una banda di ragazzi che stanno cercando di rubare il suo grano. E si vede Lady Marion che mette la corda all'arco. Si nota molto bene in queste due immagini come il suo modo di mettere la corda all'arco non è quello che usiamo noi oggi normalmente. Oggi si tende spesso a mettere l'arco a cavallo tra le gambe, far leva con le anche per mettere la corda. Non era questo il modo in cui si metteva la corda a un lombò. Il lombò era un arco molto più lungo e molto più semplicemente si andava a fissare un'estremità contro il piede, a far leva con l'altra, con la parte centrale, e spingere per appunto andare a mettere la corda. Io ho visto questo modo di mettere la corda all'arco in diversi affreschi. Uno dei più belli, anche per la fatica con cui ho impiegato per andare a vederlo, è quello che si trova a Celle di Macra, nella Cappella di San Sebastiano, opera di Giovanni Balaison, 1484, e si vede molto bene che sta esattamente facendo la stessa cosa. Al contrario, in questo San Sebastiano del Perugino si vede il modo che oggi è quello più tradizionale di appunto mettere la corda all'arco facendo leva con le gambe. Però, come ho detto, questo secondo metodo è usato soprattutto per gli archi ricurvi e più corti, e lo si vede anche bene confrontando le due immagini. Lady Marion, dopo aver messo la corda all'arco, incende la punta di una freccia e la scocca verso i ladri. Lasciamo stare la parte scenografica della freccia incendiaria, non è quello che mi interessa. Guardate i contatti, molto arretrati. Sono contatti che effettivamente sono realistici. Il lombò era un arco molto lungo e con tanta potenza, ma per sfruttarla pieno bisognava andare a usare il più possibile la lunghezza dell'arco, quindi bisognava arretrare i contatti ben oltre il canonico punto sulla punta del naso, e qua si vede bene come sta ancorando praticamente all'orecchio. E come sempre, come fatto prima, torniamo all'arte. Prendiamo questa immagine, di nuovo, un martirio di San Sebastiano, opera di Benozzo Cozzoli, 1465, siamo a San Gimignano, si vedono i
contatti che sono esattamente gli stessi. Nonostante questo sia un arco diverso, non è un lombo, ma è un arco ricurvo. Un altro dettaglio interessante che arriva da questo fermo immagine ce lo dà l'arco. Si notano benissimo nella parte inferiore i nodi. È un arco i cui flettenti non sono stati levigati. Effettivamente i flettenti non venivano levigati, o meglio, se c'era un nodo, si seguiva il nodo per evitare di indebolire troppo l'arco. Se ne parla di Toxophilus. Proseguendo nel film, arriviamo a un'immagine in cui compare finalmente il futuro Robin Hood e si vede, fantastica ovviamente, scenografica, una scena in cui la freccia esce dall'arco, ripresa frontale, paradosso dell'arciere, la freccia che scoda. Che altro dire? Bella, perfetta, funziona. Ho fatto diversi slow motion sul canale in cui si vede esattamente questo. Tra l'altro, ci sono però altri due dettagli molto più curiosi e molto più veri. Guardate l'impennaggio. L'impennaggio è perfetto per quelle che erano le pennature dell'epoca. Nel Toxophilus, in altri manuali di arcieria tradizionale, si parla appunto di questo tipo di impennaggio. Perché ovviamente non essendoci un bottone, non essendoci nulla sull'arco, serviva che la letta potesse offrire meno resistenze possibili. E c'è un altro piccolo elemento che qua si nota appena, che è vero. Cioè l'attenzione ai dettagli di Ridley Scott è stata fantastica. Conto fino a 5, vediamo se lo indovinate. Avete indovinato? Ve lo dico io. La protezione sulle dita, sulla mano che tiene l'arco. Qua si vede poco, per cui il discorso lo farò in un'altra scena in cui si vedrà di più. Robin Hood, appena finito di cacciare, sta tornando all'accampamento e si vede questa scena che sembra una normale scena di passaggio, ma ci sono anche qua degli elementi molto interessanti. Farete, per prima cosa. Dimenticatevi quelle scene da film con la faretra sulla schiena e le frecce che spuntano dall'alto. Quelle servono solo per i film. A livello pratico sono di una scomodità tremenda. Io stesso a un certo punto l'ho usata per pochissimo, poi l'ho eliminata perché era... non riuscivo più a usarla. Nel Medioevo, dove gli arcieri dovevano scoccare tante frecce perché erano in guerra o scoccare tante frecce perché stavano cacciando e serviva la velocità, non ci si poteva permettere di perdere tempo per estrarre le frecce dalla schiena. Per cui le frecce erano portate in questo modo. La faretra era messa bassa nella zona lombare, spesso in posizione orizzontale, con le frecce chiaramente visibili alla destra dell'arciere per poter essere prese comodamente. E sempre se dovessimo guardare questa immagine dal solito San Sebastiano della Valmaira, vediamo la faretra appunto bassa. Ma in realtà ce ne sono tantissime di faretre basse perché è comoda. Però sempre questa immagine ci mostra un altro dettaglio che forse i più attenti di voi hanno notato. Le punte sono rivolte verso l'esterno. Oggi non è così, le punte sono rivolte all'interno, se pensiamo alle gare di tiro con l'arco, anche per una questione di sicurezza, le punte sono protette. Qui sono rivolte all'esterno. Storicamente abbiamo alcune rappresentazioni artistiche che ce lo raccontano, tipo quella del pollaiolo. Ci sono due motivi perché l'arciere deve scegliere questa tipologia di inserimento. Il primo, le alette che erano in impennaggio naturale e quindi delicato e più suscettibile nei confronti dell'umidità, delle intemperie, erano più protette. Seconda cosa, le punte che erano spesso diverse, la punta da caccia era in realtà erano le punte da caccia, poi c'era quella per la selvaggina, quella per i volatili, poi c'erano le punte da guerra, le punte da tiro. Ecco, in questo modo si vedevano chiaramente le punte, si potevano prendere e scegliere con più facilità. Quindi di nuovo un dettaglio decisamente perfetto. Chapeau a Ridley Scott.
Se proseguiamo un po' nel film, arriviamo al momento in cui Robin sta scappando, il suo re è stato ucciso, il portatore della corona è stato ucciso in un'imboscata e lui scocca una freccia verso quel che sarà il cattivo del film. E fermiamoci qua. Si vede Robin Hood che sta per scoccare la freccia. Dimentichiamoci la freccia, l'arciere, l'arco, la corda. Guardate il dito indice. La protezione per le dita non è una semplice bendata, ma come se si era fatto male al dito, lo sta proteggendo. No, perché se guardiamo la foto successiva, notiamo che quel tipo di protezione non è solo sul dito che tiene la corda. La protezione si trova sulla mano destra, sul dito che impugna la corda, e nella mano sinistra, intorno alla zona in cui si appoggia la freccia. Sono due protezioni che servivano per gli arcieri. E tra l'altro, la protezione che c'è sulla mano sinistra ancora oggi, per chi tira, ad esempio, con gli archi mongoli, i tartarini, gli archi da cavallo, viene anche usata, perché essendo archi senza la finestratura, senza il poggiafreccia, la freccia passa apposta in quella zona, quindi serve una protezione per evitare appunto di farsi male. Se andiamo ancora un attimino avanti, c'è questo bellissimo fermo immagine. Lasciamo stare Russell Crowe, guardiamo l'arco. Voi direte, sì vabbè, cos'è quella roba lì? La corda era una corda particolare, era fatta in materiali naturali, che avevano un piccolo difetto, tendevano ad allungarsi. Soprattutto si andavano ad allungare sia sotto lo sforzo, la tensione dell'arco, ma anche a causa dell'umidità. Quindi cosa succedeva? Che molto spesso un cappio della corda era fisso, c'era appunto l'anello, l'altro invece era libero e veniva annodato in modo tale da poter regolare la lunghezza man mano che la corda stessa si andava ad allungare. E quindi c'era sempre il giusto brace, che già all'epoca si diceva che era quello di un pollice e un pugno, sono circa 7 pollici, oggi per usare la misurazione attuale. Di nuovo, torniamo a guardare l'arte e torniamo in Valmaira. Questo puntale, di nuovo, rappresenta perfettamente quello che sto dicendo. Qua si vede la corda, che nonostante abbia i giri, è annodata. Qui al puntale inferiore, nel caso di Robin Hood, era al puntale superiore, cambia poco. Spero che questo percorso vi stia piacendo, perché siamo quasi arrivati alla fine. Infatti andiamo alla fine del film. Scene finali, battaglia finale, Robin Hood contro il cattivo sta incoccando l'ultima freccia. Cosa si vede qua? Beh, sì, ok. Punta da caccia, da guerra con la lama, va bene. Punta non a codolo ma a cappuccio, quindi viene messa sulla parte esterna dell'asta, tutte cose vere. Ho anche provato a realizzarne un appunto di questo tipo, proprio con focine, incudini, martellando il ferro. Si riesce a farlo abbastanza bene, con un po' di praticità si può fare. E poi, se guardiamo la zona dell'arco, si nota che non c'è impugnatura, non c'è poggiafreccia. In effetti il lombo veniva impugnato più o meno a metà, ma non c'era un vero riferimento né sulla parte dell'arco né ovviamente dalla parte della corda. Quindi dimentichiamoci cose come la finestra, ma anche cose come il punto di incocco. Ultima scena. Tenetevi forti. Questa è una delle scene più drammatiche del film. Robin Hood che sta per scoccare la freccia. E beh, ci sono tanti dettagli interessanti. Primo, la freccia è in legno, si vedono bene le venature e si vede bene che la cocca è intagliata direttamente nell'asta. Ovviamente non c'erano cocche riportate. L'incavo della cocca non era assolutamente casuale, bisognava rispettare le venature per evitare di rendere la freccia troppo debole, e quindi la cocca veniva
tagliata perpendicolarmente alla venatura, esattamente come qua. E se poi guardiamo un poco più avanti, le alette sono fissate con una corda che le va a legare. Corda di seta per i più fortunati o altri filati naturali per chi non era così ricco o fortunato. Torniamo ancora sull'arte, questo è un dettaglio della pala di Giobbe del Bellini, siamo a Venezia, 1487, e si vede benissimo la parte finale di una freccia. A me sembra esattamente la stessa freccia che abbiamo appena visto. Questi sono dettagli belli, veri. Poi vediamo una cosa che manca. Io prima avevo fatto notare la protezione per le dita, qui la protezione per le dita non c'è. C'è però da dire che in effetti Robin Hood qui era in armatura, stavano a combattere con la spada, quindi magari non si era preoccupato di mettersi la protezione per le dita, visto che l'arco non doveva rappresentare la prima delle sue armi. Quello però che ho notato e che mi ha fatto molto storcere il naso, ingrandendo, si vedono i punti d'incocco. Certamente stiamo parlando di un film, stiamo parlando di un dettaglio piccolissimo che si vede per qualche frame soltanto nel film, che solamente ovviamente gli arcieri attenti avrebbero notato, però come ho detto prima, sia la mano destra che la mano sinistra non avevano riferimenti, quindi sia sull'arco che sulla corda non c'erano riferimenti. Qui ce n'è uno. Certo, è un film. Piccola concessione che Ridley Scott fa alla storia. Però onestamente io, davanti a un film così bello, mi sento di perdonarmela. Allora, cari arcieri amanti di Robin Hood, che ve ne pare di questo video un po' diverso dal solito? Io spero vi sia piaciuto. Non ho voluto fare la classica recensione di un film, mi è piaciuto di più l'idea di andare a guardare ciò che c'è di vero in un film che è molto veritiero e, che ne so, magari potremmo farlo su altri film, magari non solo andando a guardare Robin Hood, ma quell'enorme quantità di film storici che io amo e spero amiate anche voi. Ciao a tutti!